Buongiorno. La cosa che garantisco è che questo parco deve essere istituito una città in condizioni di decoro assoluto. Questo parere e per questo ci partiamo. Grazie a tutti. Grazie. Siamo qui per piantare degli alberi, voi pianterete questi alberi e noi consegneremo le targhe e le porteremo alla scuola. Perché le porteremo alla scuola? Perché oggi gli alberi sono piuttosto piccoli, la targa è piuttosto pesante, quindi non è il caso di metterla stamattina sugli alberi. La porteremo alla scuola, ma anche perché questo è un impegno futuro con tutte le scuole di Aversa, in modo che voi veniate qui e noi vogliamo vedere le targhe sui vostri alberelli appena un po' più cresciuti. C'è bisogno di una cura costante per quanto riguarda il verde, l'assessore diceva prima che c'è bisogno di un modello di sostenibilità ambientale che va imposto agli adulti, ma deve essere di informazione e formazione a voi bambini in modo da avere l'amore per la natura. La cosa che mi preme sottolineare è ringraziare in modo particolare chi ci ha collaborato. Allora, prima Fresca 24 con i signori Golia, Gianluca Raffaele, con Pasquale che è il direttore, perché loro sono sempre disponibili a livello di volontariato a dare una mano quando si tratta di queste problematiche. Ovviamente un saluto e un ringraziamento particolare lo faccio al nostro operatore Diego Diana, dipendente comunale, che sta da diversi giorni assieme a Paolo Andreozzi, stanno sistemando questo. Oggi per noi questo è un punto di inizio. Noi già abbiamo pulito diverse volte questo parco, ovviamente con quattro operatori del verde non riusciamo a contenere e a mantenere il verde in condizioni perfette su tutto il territorio aversano. Però faremo una cosa, una scommessa con noi stessi. Daremo incarico a dei responsabili e a delle associazioni o altro che si prendano cura di questi parchi in modo da avere un controllo continuo. Quello che chiedo a voi ragazzi, e mi dovete dare una risposta, è che ognuno di voi ne dà il proprio alberello. Il che significa che, così come è stato detto anche precedentemente, voi dovete venire in questo parco anche a studiare, anche a fare lezioni. Questa è una cosa importante. Questo parco deve vivere con la vostra presenza. Vieni a festa, cantiamo in allegria, e vive viva gli alberi, e vive viva me. Venite alla mia festa, cantiamo in allegria, e vive viva gli alberi, e vive viva me. Bravo. Adesso voi quattro vi portate l'albero, tutti e quattro, tutti e quattro aspettate, ma non ci sono.